momento dove Trento va veramente a mille, però è anche vero che poi in una stagione non si riesce sempre ad andare a mille, però in questo momento diciamo la presentazione è quella con forse la squadra più ostica da trovare. Squadra più ostica da trovare, che ha delle caratteristiche abbastanza chiare, abbastanza nette. Credo che se agiamo nella maniera giusta su queste caratteristiche potremo recitare la nostra parte nella maniera che più ci piace. Ma io credo che innanzitutto Trento è una squadra dove non solo sono rimbalzi offensivi, ma anche tiro da 3 punti, contropiede, perché sono situazioni dove cercano di entrarci subito nei primi 8 secondi, di sviluppare il loro gioco, perché sono una squadra di talento individuale pazzesco, non solo tecnico ma di atletismo, quindi cercano di tenere quel ritmo alto che hanno iniziato a giocare dall'inizio dell'anno, segnando 91 punti di media, e questo è fondamentale. E la continuità è fondamentale per avere i risultati. Poi, per l'amor di Dio, ogni tanto può succedere però diciamo, nel lungo periodo la continuità è quella che fa la differenza, e questo è sicuramente uno dei punti sui quali dobbiamo migliorare, sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale, perché poi alla fine la stanchezza in questo periodo dell'anno non può essere un alibi, la stagione è appena iniziata, e mentalmente invece deve essere qualcosa sul quale ci deve essere un lavoro quotidiano, che credo di base debba essere fatto poi anche un po' più dai giocatori, in quanto ognuno più responsabile di se stesso, okay? Per poi avere una somma di individui che fa sì che la squadra esprima un certo tipo di qualità a livello di concentrazione e di solidità mentale. La cosa più importante per giocare con Trento sia avere un equilibrio in attacco, non fare palle perse o tagliare le palle perse, e sicuramente difensivamente giocare 5 contro 5 a metà campo.